Presidente, allora si parla di RAI e di Expo. Ovviamente i temi sono stati tanti, dalla copertura alla sede della RAI. Anche su quello Area Expo dice siamo interessati. È stato un incontro molto utile, concreto, in tanti temi, in particolare l'impegno di RAI per Expo e l'impegno di RAI su Milano. Milano è un'eccellenza, è stato detto, Milano non è solo Milano, ma è la sede di Milano, si occupa della Lombardia, che è una grande regione con tante città e tanti paesi. E poi si è parlato della sede RAI, l'annuncio del direttore che la RAI è in cerca di una nuova sede, perché quella che c'è adesso è obsoleta. Noi siamo interessati, lo dico come Presidente della Regione, socio della società Area Expo, a che la RAI guardi anche l'Area Expo, che sarà libera dalla fine dalla fine del 2015. Non appena sarà pubblicato l'avviso, noi ci faremo vivi, perché penso che quella possa essere una sede adeguata per la nuova RAI, per la nuova sede della RAI di Milano. Quindi potrà esserci anche spazio, non soltanto per gli stadi, anche per la sede della RAI? Lo spazio c'è, ed è enorme, sono 100 ettari, un milione di metri quadri. Voglio che lì ci siano delle strutture che rimangano poi e che rappresentino la vitalità di Milano e della Lombardia. La sede della RAI sarebbe ideale lì. Si è parlato di RAI e di Expo, della copertura della RAI su Expo. Si è parlato anche di sede. Lei ha detto... stiamo guardandoci intorno, a breve guarderemo le manifestazioni di interesse. Anche questo è sul tavolo oggi nell'incontro. Beh, la partenza della programmazione sull'Expo è stato un bel successo, l'attenzione è stata molto significativa e si è diffusa molto la conoscenza dell'Expo. I dati che abbiamo raccolto mostrano una maggior conoscenza da parte degli italiani sui temi dell'Expo e quindi insisteremo in questo senso. Milano resta uno degli snodi fondamentali del risanamento della RAI e quindi investiremo sia dal punto di vista tecnologico sia nella ricerca di una sede più adeguata ai tempi. Ovviamente non c'è nulla ancora di fatto. I tempi a proposito di questa ricerca, c'è già un'idea sulla pubblicazione, ma non interessa? È nel giro di qualche settimana. Quindi c'è un'idea di potenziare la RAI a Milano rispetto al contrario di quello che sta succedendo negli ultimi anni? Beh, direi che negli ultimi anni non si è investito sufficientemente, quindi stiamo cercando di recuperare il tempo perduto e non solo, stiamo cercando di portarci all'avanguardia. Assessore, Expo si sta dimostrando interessante anche per il futuro per quanto riguarda la RAI a Milano. Sì, diciamo che oggi è stato un incontro positivo, si sono gettate le basi per un maggior impegno da parte di RAI sul territorio e a evidenziare la grande esposizione appunto del 2015. Il mio auspicio è quello che, in linea anche con le politiche regionali e per quanto riguarda le mie deleghe, ci sia una messa a sistema di tutte le realtà, di tutte le eccellenze che sono tante in Lombardia legate a tutto il mondo della cinematografia, dell'audiovisivo. Ho rimarcato il forte rilancio della Lombardia Film Commission, che finalmente da qualche mese a questa parte ha avuto una spinta da parte della Regione Lombardia verso una maggiore affermazione e competitività rispetto alle altre film commission, con una dotazione, con un bando ad hoc per le produzioni cinematografiche. Stiamo investendo molto sul polo cinematografico e sul settore dell'audiovisivo, quindi tutte queste realtà messe a sistema con il contributo appunto della RAI, del Centro Produzione RAI di Milano, possono dare buoni frutti anche per il futuro, anche oltre Expo. Di Expo si parla tanto, soprattutto visto anche il tema principale di cibo, di nutrire il pianeta, però il pianeta va nutrito anche con la cultura. Assolutamente sì, infatti auspichiamo che si intenda proprio parlare di Expo legato ai temi sì dell'Expo, però di fatto di nutrire, come diciamo, l'anima, oltre che appunto i temi stessi legati al cibo, all'acqua, alle tradizioni. Adesso avvieremo anche una serie di iniziative come Regione Lombardia sul territorio, proprio per avvicinare i cittadini a quelli che sono i temi fondanti di questo grande avvenimento. Quindi ci saranno delle sorprese nei prossimi giorni, perché intendiamo appunto avviare un tour in Lombardia per sensibilizzare i cittadini con iniziative molto simpatiche che attireranno sicuramente anche i più giovani proprio verso un Expo che deve essere anche, come dice sempre il Presidente, una festa, un evento da condividere nelle piazze, nei piccoli comuni, in tutto il territorio lombardo e non solo a Milano.